Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightwork. Oggi parliamo di aspetti fiscali e legali legati alla vendita dei nostri progetti o delle nostre realizzazioni. Perché faccio questo video? Perché ho visto che ci sono stati alcuni post dove appunto venivano chiesti consigli su come dover operare dal punto di vista sia fiscale che dal punto di vista legale per la vendita dei nostri manufatti o dei nostri progetti. Non ho mai risposto perché c'erano già alcune risposte, alcune erano giuste, altre meno, però mi volevo documentare. Ho fatto questo video dopo essermi documentato e confrontato con un esperto del settore e abbiamo fatto questa presentazione che vi metto in descrizione, quindi ve la potete anche scaricare per magari riguardarvela tranquillamente e riflettere. Metto anche il link all'articolo che Roberto Cocchi ha messo sul suo sito, per cui se qualcuno vuole andarselo a leggere anche quello, può tranquillamente andare con il link che metto sotto per appunto approfondire un pochettino di più e rileggersi tranquillamente tutti i concetti che vi esprimerò in questo video. Adesso andiamo a vedere quello che voglio farvi capire con questo video. Andrò a farvi vedere appunto dei concetti che ho estrapolato insieme al commercialista che vi dicevo, quindi l'esperto era un commercialista. Ci tengo a dire che quello che vedrete in questa presentazione è abbastanza non esostivo, per cui vi consiglio di confrontarvi sempre con il vostro consulente di fiducia dal punto di vista fiscale prima di prendere eventuali decisioni, perché io non sono un fiscalista e come vedete qui vi esorto proprio a fare quello. Comunque andiamo avanti con la nostra presentazione e un primo punto che voglio affrontare è questo. Facciamoci una domanda. Noi cosa vogliamo essere? Vogliamo essere persone che vogliono vendere i propri manufatti, quindi i propri oggetti che abbiamo costruito con il laser, oppure vogliamo vendere i progetti dei nostri laser, cioè i disegni che abbiamo fatto, oppure vendere i disegni ma anche l'oggetto. Allora, se abbiamo detto sì alla prima domanda, cioè vogliamo vendere i manufatti e basta, allora ci possiamo definire hobbisti, semplicemente hobbisti. Se invece intendiamo vendere sia i disegni originali che abbiamo creato e anche eventualmente i prodotti che sono usciti da questi progetti, possiamo definirci creativi. Andiamo ora a vedere qual è la differenza fra i creativi e gli hobbisti. Gli creativi, come vediamo in questa slide, sono coloro che realizzano beni nuovi grazie alla loro manualità e perizia nel disegno e progettazione e che possono vantare la paternità dell'opera e il diritto d'autore su quest'opera. Gli hobbisti invece sono quelli che creano qualcosa non di nuovo, però diciamo di nuovo dal punto di vista della realizzazione, ma su beni già esistenti, quindi praticamente ho comprato oppure mi hanno regalato un disegno, un progetto, lo vado a realizzare con il materiale che necessita appunto per essere costruito. Vediamo cosa possono fare i creativi e gli hobbisti. Allora, i creativi possono cedere a terzi, dietro compenso, quindi facendosi pagare, i loro progetti. Nel nostro caso parliamo appunto di disegni per realizzare qualcosa con il laser. Oppure l'opera finita tutelando il proprio diritto d'autore. Mentre gli hobbisti possono solo cedere a terzi l'oggetto che hanno, diciamo, lavorato con il proprio laser, nel nostro caso, e senza vantare alcun diritto, per quanto riguarda il diritto d'autore o il diritto di proprietà intellettuale. Come cambiano gli aspetti fiscali fra i creativi e gli hobbisti? Queste due categorie, come leggete su questa slide, non vengono mai citati dal punto di vista delle leggi fiscali o leggi civili, ma diciamo, le ho pensate in questo modo, appunto con il mio consulente, proprio per far capire meglio quali sono i due ambiti in cui possiamo applicare queste leggi e che effettivamente ci sono. Allora, quelli che abbiamo definito creativi per tutelare la propria proprietà intellettuale e i diritti d'autore
e per evitare lo sfruttamento da parte di altri dovranno sottoporsi a una serie di adempimenti normati da una disciplina di legge ben definita, e che è quella del diritto d'autore oppure del brevetto. Allora, se fanno questo, allora possono vendere gli oggetti che contemporaneamente al proprio diritto d'autore, mentre gli hobbisti possono solamente vendere come abbiamo detto prima, vendere quel manufatto che hanno costruito. Il creativo può decidere però di non vendere il diritto d'autore, ma vendere praticamente l'oggetto che ha creato semplicemente come fa l'hobbista, quindi senza poi vantare dei diritti su quel disegno che ha creato o su quell'oggetto che ha creato in base alla propria creatività. Allora, adesso vediamo dal punto di vista di come deve comportarsi l'hobbista. L'hobbista in questo caso è quello che praticamente vende qualcosa che ha realizzato per conto suo. E diciamo, mentre per quanto riguarda il creativo deve, se vuole vantare diritti sulla sua proprietà intellettuale, sul diritto d'autore, deve iscriversi per esempio alla Società Italiana Autori Editori oppure brevettare il proprio marchio o prodotto, per quanto riguarda il resto le due cose valgono insieme, ovvero sia, se il creativo vuole vendere solamente l'oggetto senza rivalersi i suoi diritti, dovrà comportarsi come un hobbista. Ma l'hobbista e il creativo, in questo caso, che non vuole avvalersi dei suoi diritti d'autore, devono aprire una partita IVA? Andiamo a vedere. Il codice civile prevede che va aperta la partita IVA perché praticamente si crea una forma di impresa quando quel lavoro, quella mansione, quella cosa che fa l'hobbista, chiamiamolo hobbista, diciamo noi del mondo del laser, è fatto in modo abituale e anche diciamo organizzato. Lo vedremo meglio dopo con alcuni esempi. Quindi, se per aprire la partita IVA siamo obbligati quando noi facciamo qualcosa di abituale, quindi diventa una cosa abituale anche non in esclusiva, vuol dire che se lo facciamo solo occasionalmente forse non siamo tenuti ad aprire una partita IVA, ma entriamo nello specifico ancora di più. Oltre che abituale, deve essere, come dicevo prima, anche esclusiva, cioè devo fare solo quello io, cioè se io faccio, creo con il laser, devo fare solo quello? No, perché il codice civile parla di ancorché non esclusiva, quindi io posso fare quella cosa, ma posso essere un lavoratore dipendente, posso essere un pensionato, posso essere qualsiasi altra cosa e fare le due cose contemporaneamente. Quindi diciamo che adesso, per spiegarmi meglio, vi farò vedere quattro esempi di quattro persone che ricalcano un po' la fattispecie quasi generale di noi che utilizziamo il laser per fare alcune creazioni. Sono esplicativi, non sono esaustivi, perché le leggi italiane sono abbastanza complesse, per cui cerchiamo ognuno di ritagliarcelo e, come dicevo prima, casomai avvaliamoci una consulenza di chi se ne intende più del sottoscritto. Allora, i quattro profili di esempio sono questi che vedete nelle foto. Abbiamo Antonio, che è uno studente, poi abbiamo Bruna, che è una commessa, poi abbiamo Carla, che è una casalinga, ed abbiamo Dario, che è un pensionato. Adesso andremo a vedere uno per uno questi nostri amici che sono qui ritratti da queste fotografie. Allora, cominciamo con Antonio. Antonio è uno studente universitario e lo vedete dal profilo che metto da questa parte sotto la sua fotografia. Studia ingegneria all'università, ma non svolge alcuna attività lavorativa. Molto bravo nel disegnare in 2D e 3D e realizza progetti da realizzare appunto con laser e stampanti 3D e li vende su Etsy. Allora, già qui abbiamo una peculiarità. Come vediamo, Antonio lo possiamo definire un creativo che sta vendendo i propri disegni e progetti su Etsy. Sa che su Etsy è facile proporsi e vendere, ma non è facile far rispettare agli acquirenti i diritti sui suoi disegni. Perché questo?
Perché lo sappiamo tutti, praticamente compriamo qualcosa su Etsy, poi magari qualcuno ci dice: ah, che bello, me lo passi, te lo passo, tieni, fallo, eccetera, eccetera. Quindi il diritto d'autore e della proprietà intellettuale va un po' a farsi benedire. Per cui ha deciso di non iscriversi a Società Italiana Autore Direttore, di non brevettare i propri disegni e vende solamente i progetti che fa. Oppure senza però ecco, questa cosa di vendere insieme al progetto anche il diritto di essere remunerato quando qualcun altro vende il suo progetto. Dovrà comunque aprire una partita IVA. Perché praticamente, anche se non ottempera diciamo, ai dettami per quanto riguarda il diritto d'autore, lui sta vendendo in un marketplace, quindi sta vendendo in un negozio virtuale, quindi su internet, ed è una cosa che per la legge fiscale italiana è un'attività abituale e tra l'altro organizzata. Abituale perché i suoi prodotti sono sempre su Etsy in questo caso, e diciamo. Organizzata perché appunto ha strutturato un suo negozio, sebbene virtuale, appunto su questo marketplace, per cui Antonio è obbligato ad aprire la partita IVA con quello che ne consegue, perché poi i suoi ricavi andranno dichiarati dal punto di vista di IVA, eccetera, eccetera. Ma andiamo avanti con il secondo esempio. Nel secondo esempio abbiamo Bruna. Bruna è una commessa che nel tempo libero, grazie al laser, realizza dei piccoli oggetti che propone ai propri amici e ai propri conoscenti. È un'attività che svolge in maniera saltuaria, ovvero quando glielo chiedono i suoi amici e i suoi conoscenti, oppure quando pensa che potrebbe interessare a loro qualche oggetto, e gli serve questa attività per arrotondare leggermente le sue entrate dallo stipendio che percepisce appunto come commessa. In questo caso l'attività svolta da Bruna è sicuramente occasionale. Perché non si dedica in maniera continuativa e quindi non ha, come abbiamo visto prima, dello studente un negozio virtuale in nessun marketplace. Inoltre, quando riceverà dei compensi, però, la nostra Bruna, che dovrebbero essere di modico valore, perché diciamo che la legge parla che queste vendite, diciamo in via occasionale, il corrispettivo non deve superare 250 euro in alcune regioni, perché queste sono regionali, quindi variano da regione a regione, confrontatevi con i vostri fiscalisti, sono ancora meno, ci sono delle regioni che sono a 100 euro. Bruna dovrà fare una ricevuta non fiscale. E se l'importo del bene che ha ceduto supera i 77,47 euro, dovrà anche essere bollata con una marca da bollo da 2 euro. Alla fine dell'anno lei dovrà fare la somma di tutte le vendite che ha fatto, quindi la somma di tutte le ricevute che ha emesso, sono ricevute non numerate, quindi non sono ricevute non fiscali, farà quella somma e andrà a portare quella somma come redditi, come altri redditi sulla sua dichiarazione dei redditi che farà quando la dovrà presentare. Se non la presenta perché deve invece presentare e permettere che ci sono anche quei redditi, perché qui mentre come da lavoratrice, diciamo come commessa in un negozio, riceve il CUD, non basterà più fare presentare il CUD, che non si presenta nemmeno se uno non ha altri redditi all'infuori di quello, ma dovrà andare a fare un 730 andando ad occludere quel reddito derivante da quelle vendite che lei ha fatto, che sono altro, non sono altro che la somma di quelle ricevute che lei ha dovuto emettere. Andiamo avanti con i nostri amici e la prossima è Carla. Allora, Carla non lavora. Carla non svolge alcuna attività lavorativa, convive con il marito che è pensionato, ogni tanto fa qualche lavoro e diciamo, frequenta abitualmente i mercatini, diciamo, che ogni tanto vengono proposti da alcuni enti, eccetera, eccetera, e vende i suoi manufatti lì. Anche in questo caso, quindi nel caso di Carla,
parliamo di, diciamo, un'impresa, fra virgolette, occasionale, cioè non è continuativa, e quindi non vi è la necessità, come per Bruna, di aprire la partita IVA. Anche lei dovrà comunque emettere ricevute non fiscali, non numerate, con il bollo se superano il 77, metterle, raccogliere tutte in un anno e dovrà fare una dichiarazione dei redditi. Dal momento che lei non percepisce altro reddito, questa dichiarazione dei redditi sarà soggetta solamente quando supera i ricavi di 4.800 euro netti all'anno. Cioè, se lei vende oggetti per 4.800 euro o più, dovrà presentare la sua dichiarazione dei redditi, o singola, oppure se congiunta con il proprio coniuge. Quindi non cambia molto rispetto a, diciamo, a Bruna, se non per il fatto che se sta sotto i 4.800 euro non deve dichiarare nulla, perché i redditi sotto i 4.800 euro sono nella not tax area, quindi non vengono tassati, per cui non dovrà fare nulla. E siamo arrivati all'ultimo profilo, che è quello di Dario. Allora, Dario è un pensionato che fa delle incisioni a laser, questi sono tutti personaggi di fantasia logicamente, e il suo reddito è quello derivante dalla pensione ed ha un sito internet dove espone i suoi manufatti. Allora, anche Dario è diciamo, un operatore occasionale, quindi non ha bisogno di aprire la partita IVA. È vero che è su internet come lo è lo studente, però la differenza qual è? La differenza è che Dario su internet espone la propria merce, quindi fa delle foto, le fa vedere, però né propone i prezzi di vendita, né tantomeno li vende sul sito. Perché questo, avere un sito dove uno mette prezzi e mette come una vetrina praticamente, mette prezzi e dà la possibilità di acquistare, diventerebbe una diciamo, attività abituale ed organizzata come abbiamo visto quella dello studente. In questo caso invece lui non mettendo solamente così fa vedere i lavori che fa, quindi non è soggetto ad aprire la partita IVA e dal punto di vista fiscale si dovrà comportare come Bruna e come Carla. Né più né meno, più come Bruna, perché dovrà fare la somma di tutte le ricevute che ha emesso, eccetera, eccetera, e poi andare a sommare ai redditi di pensione che ha percepito in quell'anno. Penso che qua, fino a qua, è abbastanza chiaro. Adesso andiamo invece su un altro punto, che è anche una novità. L'altro punto molto importante, di cui vi voglio parlare in questo video, è il monitoraggio fiscale e la direttiva DAC 7. La direttiva DAC 7 è una direttiva che è entrata in vigore da poco, diciamo da marzo del 2023, e entrerà nel vivo, diciamo, con il 2024, che è volta a monitorare, è una direttiva della Comunità Europea, mi sono dimenticato di dirlo, che è volta a monitorare il commercio elettronico, perché effettivamente gli stati della Comunità Europea si sono accorti che molti vendono su internet attraverso determinate piattaforme, eccetera, eccetera, ma non ottemperano alle normative fiscali e in particolare le normative IVA, diciamo, del paese comunitario. Noi parliamo ora dell'Italia, ma vale un po' per tutte le nazioni. Allora, cosa succede? Che a seguito dell'entrata in vigore della direttiva, le piattaforme di vendita sono obbligate a comunicare tutta una serie di informazioni che riguardano le attività dei venditori, siano essi privati oppure imprese, che hanno fatto dell'attività di vendita all'interno delle loro piattaforme. Devono farle perché se no sono sanzionati. Quindi c'è un obbligo da parte di queste società che sono chiamate anche facilitatori perché danno la possibilità, quindi facilitano il venditore andare a vendere sul mercato che è quello del mercato internet. Andiamo a vedere adesso. Quali sono queste diciamo,
aziende che sono coinvolte in queste segnalazioni. Ne ho elencate alcune, non sono tutte. Vedo che qui c'è, ho messo Etsy, ho messo Amazon, eBay, ma ci sono anche Vinted, Subito, ci sono tutte. Cioè, chiunque consenta a qualcuno di mettere degli annunci per vendere diciamo, degli oggetti, delle merci, deve poi sottostare a segnalare all'autorità del proprio paese o dei paesi, cioè di mettere a disposizione del paese del venditore, quindi un venditore italiano, anche se il marketplace è in Germania piuttosto che in Olanda, piuttosto che in Francia, diciamo, la piattaforma comunicherà all'agenzia di origine del venditore, quindi nel nostro caso siamo noi, vendo io all'agenzia delle entrate italiane, comunicherà quanto ho venduto, per quale importo e quante transazioni ho fatto, e dovrò io poi essere a posto con le varie dichiarazioni per l'IVA, le varie dichiarazioni per essere appunto un venditore professionale, quindi con partita IVA e con tutto quello che ne consegue. Queste sono norme obbligatorie che devono sottostare queste società, che per semplificare le ho messe qui così. Ma andiamo a vedere cos'è che segnala questa DAC 7, cioè, o perlomeno cos'è che devono segnalare diciamo, le piattaforme nella DAC 7. Allora, nella DAC 7 questi marketplace sono obbligati a raccogliere, monitorare e inviare tutti i dati del venditore, sia come partita IVA che come privato. Allora, inoltre, se sono state effettuate vendite in paesi UE, si è tenuto a pagare lì, in paesi UE, che non è l'Italia, il contribuente è tenuto a pagare l'IVA in quest'ultimo paese. Allora, quindi è una cosa abbastanza delicata, e vediamo però ancora cosa non segnala, perché veramente quello che non segnala sono solo due piccolissime cose. Allora, non vengono segnalate, quindi sono esclusi dalla segnalazione solamente quei venditori che nell'arco dell'anno non hanno fatto più di 30, cioè, scusate, meno di 30 transazioni. Quindi io ho venduto 20 oggetti, però devo aver venduto 20 oggetti e non devo aver ricavato più di 2.000 euro. Perché se anche vendo 20 oggetti, o 10 o 1, ma supero i 2.000 euro di ricavi, vengo segnalato. Questo è quello che il funzionamento, diciamo, della DAC 7. Quindi praticamente non ci scampa più. Se stiamo vendendo qualcosa su Etsy piuttosto che su eBay e così via, ma anche su Vinted, anche su Wallapop, eccetera, queste piattaforme segnalano all'autorità fiscale dove ha residenza il venditore. Quindi facciamo molto molto molta attenzione. Questo è quello che ci tenevo a dirvi, perché queste, specialmente la DAC 7, è una cosa abbastanza recente. Informatevi con i vostri fiscalisti e cercate di fare le cose nel migliore dei modi per non avere delle brutte sorprese. Io adesso volevo ringraziarvi tutti. Ecco, questo è un altro specie di raccomandazione di consultarvi, perché è una legge abbastanza recente. Può darsi che vi arrivi a casa già se qualcuno c'ha già qualche posizione aperta presso qualche marketplace, vi arrivi qualche comunicazione, qualche mail dicendovi: attenzione, mi manca la partita IVA, oppure mi manca il tal documento. Se non li mandate, la direttiva dice alle piattaforme: se non ve li mandano, voi comunicatemi i dati che avete, nome, cognome, codice fiscale, se l'avete, se non l'avete, voglio la data di nascita, e principalmente se mandatemi le coordinate bancarie o il riferimento dove voi avete sempre mandato i soldi delle vendite. Se non mandate questi dati, la piattaforma può non pagarvi, però segnala comunque che voi avete
praticamente fatto quelle vendite sopra ai 2000 euro e alle 30 transazioni. Quindi facciamo molta, molta, molta attenzione. A questo punto io, niente, non mi resta che salutarvi e mi auguro che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi chiedo di mettermi un like, di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Nei commenti, se avete dei dubbi, se avete delle richieste, eccetera, eccetera, scrivete pure. E fin dove ci arrivo da solo, bene, altrimenti vi dirò rivolgetevi a oppure andatevi a leggere qua. Ok? Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.